Come state, amiguito? Spero come sempre alla grandissima. Ormai l'estate è arrivata, si spera, quindi non c'è motivo per non essere contenti e felici. Se lo siete, beh, spero di regalarvi come sempre almeno un sorriso con i miei video. Prima di iniziare i video tutorial sui cross che mi avete chiesto nei commenti dei miei video precedenti, quindi eccomi qui per voi ad aiutare con molto piacere. Volevo commentarvi che sono veramente contento perché nel giro di meno di un mese si sono aggiunte altre 100 persone, altri 100 amiguitos al canale. Adesso abbiamo superato da poco i 1200. Siete veramente grandissimi, ragazzi, quindi grazie ancora per tutti i like, tutti i commenti. 1200 per me siete tantissimi, tantissime veramente. Ma ora basta, iniziamo con il video, perché sono qui per il video. Vi ho portato 3 clip per spiegarvi un po' i miei pensieri, i miei consigli sui cross, su come fare i cross, i tipi di cross che si possono fare e sul timing per colpirli di testa. Allora, è una partita in divisione 1, siamo in stagioni online, Barça contro Real. Come sempre non guardiamo i risultati, ma vediamoci prima l'azione e poi vi commento quello che ho da dirvi. Sono sulla fascia con Messi, semplicemente la metto in mezzo e segno. È una clip molto semplice, ma mi serve appunto per spiegarvi i tipi di cross. Partendo con questo primo tipo di cross, che io lo chiamerei cross anticipato. Allora, ragazzi, questo cross si fa con appunto il tasto del cross, che dovrebbe essere quadrato. Dico dovrebbe essere perché uso quelle di PES, quindi io crosso in realtà con cerchio, più il tasto L1. L1 sarebbe il tasto che usate anche per fare i pallonetti. Perché lo chiamo anticipato? Perché mi permette appunto di anticipare il mio attaccante prima che arrivi dentro l'area per colpire la palla. Sinceramente, ragazzi, io questo tipo di cross lo utilizzo per lo più quando ho un attaccante sul secondo palo, perché prendendo questa traiettoria qui, l'ultimo attaccante è quello che la prende in modo più efficace. Allora, ci fermiamo un attimo qui perché voglio dirvi due cose. La prima è che, come vedete, Suarez è circondato da 2 difensori e non è la situazione migliore per usare questo tipo di cross. Infatti, come vi ho detto prima, preferisco lanciarlo quando ho l'attaccante sul secondo palo. Neymar purtroppo era in ritardo, quindi il cross è andato su Suarez. La seconda cosa che vi volevo dire era la potenza del cross. È una cosa che ho imparato appunto giocando. E per me la potenza giusta si trova tra le 2 tacchette e le 3, non oltre. Se sono 2 tacchette e mezzo, per me è perfetto così. Eccoci qui con la seconda clip e vediamo subito cosa succede. Allora, ero con Suarez, dentro per Messi, Messi, Messi se ne va sulla fascia, Messi, Messi la mette in mezzo e Neymar la chiude. Azione semplice, pulita, ma fermiamoci un attimo qui. Una cosa che non vi ho detto prima è che quando crossate, ragazzi, questa cosa è importante per far sì che vi riesca un bel cross, dovete sempre essere in diagonale o addirittura verso l'aria. Mai crossare come siamo stati abituati mentre correte su sta fascia. Correte, crossate, no. Quando correte dovete sempre cercare di rientrare in diagonale o addirittura dritto verso l'aria, appunto, perché questo è una cosa che vi aiuterà per la buona riuscita del cross. Una volta che vi ho detto questo, questo qui è il secondo tipo di cross di cui vi volevo parlare. Questo cross è un cross basso, il cross raso terra. È un cross veramente potente perché è tra i miei preferiti. Preferisco fare questi tipi di cross perché segno veramente tanto. Ma come si fa a fare questo cross? Anche stavolta è molto molto semplice. Basterà schiacciare infatti il tasto del cross, che per voi sarà sicuramente quadrato per PlayStation, 3 volte. Schiacciate quadrato, quadrato, più quadrato, fatto in fretta, quindi quadrato, quadrato, quadrato. E praticamente facendo così vi uscirà questo cross rasoterra molto teso e potente. Alle volte, a seconda da dove schiacciate le 3 volte il tasto del cross, vi potrà anche uscire alto, ma il 90% delle volte vi uscirà il cross rasoterra potente. E la cosa bella di sto cross è che non dovete calcolare assolutamente la potenza, perché facendo questo cross praticamente il nostro giocatore darà già la direzione e la potenza giusta verso il nostro attaccante. Voi non dovete fare altro che, come in questo caso,
spingerla dentro, quindi è spettacolare, fantastico questo cross. Ve lo raccomando, se non l'avete mai usato, se è la prima volta che lo sentite parlare, veramente usatelo. Eccoci qui alla terza clip, intanto la vediamo e poi come sempre vi spiego il concetto chiave. Allora c'è qui Bale che la mette morbida sul primo e c'è Cristiano Ronaldo che la insacca, molto semplice, molto semplice. Allora fermiamoci un attimo per dirvi questa cosa. Questo tipo di cross, che è un cross morbido, possiamo chiamarlo così, preferisco farlo o dai calci d'angolo, appunto quando battete che al posto di metterla in mezzo la passate al vostro compagno, quindi vi trovate in una situazione del genere, oppure quando arrivate sulla fascia che non volete crossare e rientrate, insomma quando siete in questa zona qui che state rientrando verso l'area. Questo cross morbido è molto simile in qualche modo a quello rasoterra, nel senso che al posto di schiacciare tre volte il tasto del cross, quindi tre volte quadrato, basterà schiacciare due volte velocemente il tasto quadrato, quindi farete in questa situazione qui quadrato quadrato e vi partirà il cross, quindi non dovete calcolare la potenza e neanche la direzione. Vi consiglio comunque in automatico ogni volta che crossate di portare la levetta verso questa zona qui. Infatti vediamo che punto verso l'aria, la mette morbida e direttamente sulla testa di Cristiano Ronaldo. Prima di finire questo tutorial sui diversi tipi di cross che io uso, volevo darvi questo consiglio per quanto riguarda quando schiacciare il tasto di tiro per colpirla di testa, perché questa cosa qui è molto importante, perché se voi fate un cross però non riuscite a colpirla di testa, tanto vale non fare niente. Per me ragazzi la posizione migliore, o diciamo il timing, il tempo giusto per schiacciare il tasto del tiro, è quando il pallone si trova in questa posizione rispetto al giocatore. Quindi quando è quasi arrivata alla vostra testa ma ancora non lo è, lì è il momento di schiacciare il tasto del tiro. Addirittura vi consiglio di schiacciarlo ripetutamente, perché vi dà più possibilità, o almeno a me mi dà questa sensazione, che mi dà più possibilità di colpirla. Ma la cosa più importante è appunto la distanza, perché veramente conta molto. Non schiacciate il tasto del tiro quando la palla è qua o quando la palla è qui. Vi consiglio appunto di tirare quando la palla è in questa posizione qui. Questa è una cosa che comunque si impara con la pratica, se non vi viene automatico. Però ve lo dico, almeno sapete che questo per me è il timing giusto. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che i miei consigli in qualche modo vi aiutino a migliorare il vostro modo di giocare. Se è così, ti ricordo che mi puoi lasciare un bel pollicione in su. Se non sei iscritto e sei nuovo, ti puoi iscrivere se ti va. E prima di concludere, un saluto a Ciccio Cocco, che condivide spesso i video sulla pagina Facebook. Quindi se anche voi nel prossimo video vi va di essere salutati, potete andare nella pagina Facebook o Twitter e condividere un video. Io lo vedo, mi fa molto piacere che condividete i video del canale, e perché no ringraziarvi appunto con un piccolo saluto. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi sui social, Facebook e Twitter, tanto lascio sempre qua sotto in descrizione i link. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!